Ma non posso dimenticare i ragazzi, le ragazze, gli adolescenti e i giovani. Forse sono in casa un po' di più in questi giorni e persino si intrattengono con genitori, nonni, familiari. È una opportunità di cui dobbiamo fare tesoro. E proprio i giovani magari pensano, guarda gli adulti cosa hanno combinato. Lascia il tuo pianto ovunque tu sia, cuore spezzato, affidati a Dio, trova conforto ai piedi suoi, non c'è dolore troppo grande per lui. Lascia il tuo peso, lascia. Cari giovani, il Vescovo vi chiede l'allenamento al sacrificio della essenzialità. Vi chiede una resistenza alla restrizione e alla sopportazione dei disagi e degli imprevisti che purtroppo noi adulti avevamo eliminato dalle prospettive personali, sociali e da quelle educative. Speranza per quanti non sperano più, vieni a gustare la grazia di Dio, riposo per quanti non riposano più, non c'è dolore troppo grande per lui. Ma ho tanta fiducia nella vostra rapida capacità di adattamento. Sono sicuro che ci stupirete con la voglia di vivere e con la fantasia, interagendo con noi e coniugando finalmente gli interessi personali a quelli degli altri, nella responsabilità sociale, che non pretende ma contribuisce al bene comune. La preghiera potrà assumere forme diverse, ma ciò che veramente conta agli occhi di Dio è che essa scavi dentro di noi, arrivando a scalfire la durezza del cuore per convertirlo alla sua volontà. Non lasciamo passare in vano questo tempo di grazia. Buona Quaresima, buon pellegrinaggio in questo cammino di fatica verso la certezza pasquale. Non c'è dolore troppo grande per lui, non c'è dolore troppo grande per lui.